L'ONU chiede la tregua immediata per Mariupol. Si pensa sia anche di buon auspicio ottenerla in questo giorno 60° di guerra, dove cade un raro allineamento di Pasqua ortodossa, di Pasqua ebraica e di Ramadan musulmano. Ma non c'è alcun orizzonte di pace, e a Mariupol soprattutto, dove continua la sfida mortale fra miliziani filorussi e i combattenti ucraini. Arriva un video di Sviatoslav Palamar, è il vice comandante del battaglione Azov. In questo giorno di festa per tutti qui continuano a piovere bombe, aeree, colpi di artiglieria, razzi dalle navi. Ma i carri armati nemici, dice, i ceceni, continuano ad essere battuti. Fa capire che la presa dell'acciaieria è un giorno ancora lontano. Implora che i tanti rifugiati nei sotterranei siano al più presto evacuati, così come i civili in superficie, che per sopravvivere si muovono verso un mercatino all'aperto, commercio spontaneo tollerato dai russi. Sui corridoi umanitari, organizzati e immediati, si sta muovendo anche il premier turco Erdogan. Ma si pensa anche ad un piano negoziale coi russi per far uscire anche i soldati ucraini asserragliati nell'acciaieria. Nei cortili l'esistenza ridotta ai minimi termini, mentre i russi raccolgono i cadaveri per far sparire le tracce dei loro crimini, dice Kiev. Fumo dall'acciaieria, ma non è di battaglia, sono gli altiforni ancora accesi, anche se a basso regime. Conviene all'attuale proprietà ucraina, ma conviene anche ai russi, che infatti non li hanno bombardati per non perdere un potenziale produttivo.